che il Papa raggiunge il culmine, proprio la parte più alta, quella più attesa, attesa da quasi 22 anni, pensate, sta per arrivare alla Basilica del Santo Sepolcro, con lui idealmente in questo momento sono presenti più di 1 miliardo di cattolici, ma credo tutti i cristiani del mondo che sono quasi 2 miliardi, e infatti all'interno lo attenderanno non solo i rappresentanti, vedete, ecco, anche i rappresentanti delle altre confessioni cristiane, i greco-ortodossi, ci saranno gli armeni, i copti, i siriani, gli anglicani e i luterani. Questo è un abbraccio corale di tutta la cristianità, perché questo è il luogo santo per eccellenza di quasi 2 miliardi di cristiani nel mondo. Padre Garuti. La curiosità per chi non conosce Gerusalemme: quei signori vestiti alla turca con una mazza che precedono le autorità ecclesiastiche e civili in Gerusalemme vecchia, sono i kawas, una tradizione appunto turca, che fa capire come sono le vie di Gerusalemme. Era necessario per le autorità essere preceduti dal rumore di questi personaggi per avere via libera e passare il più velocemente possibile. La Basilica del Santo Sepolcro, il luogo, secondo la tradizione, il luogo della crocifissione, della sepoltura e della resurrezione di Cristo, era chiamato anche Golgota, Teschio in aramaico, probabilmente per la particolare configurazione del terreno. E secondo il racconto evangelico qui non c'era la città, perché le mura sono state costruite dopo la morte di Gesù e si trovava all'esterno della città, perché i condannati a morte non potevano essere crocifissi all'interno della città, perché altrimenti la profanavano. Gerusalemme era città santa per gli ebrei e i condannati a morte dovevano essere suppliziati, dovevano ricevere il supplizio fuori dalle mura della città. Verrà accolto Giovanni Paolo II all'ingresso dal custode dei luoghi santi, padre Battistelli. Il Papa si fermerà davanti alla pietra dell'unzione, un rito particolare che comincerà proprio all'ingresso e terminerà alla cappella del Santo Sacramento, dove il Papa celebrerà la messa. Ma sicuramente il momento più emozionante per Giovanni Paolo II, per Papa Wojtyła, è quando entrerà nell'edicola dove c'è la lastra che segna il luogo della sepoltura di Gesù. Padre Garuti, aspetta Giuseppe un attimo che vorrà intervenire. A noi oggi risulta difficile immaginare come poteva essere all'epoca di Gesù questo posto. Era una cava a cielo aperto in cui un groccio roccione di 6 metri per 6 circa e di 12 metri d'altezza era stato abbandonato. Su una parete di questa cava si aprivano dei cunicoli con delle tombe. Gerolamo ci dice che si chiamava Calvario perché era il luogo dove si tagliavano le teste e ce n'erano alcuni intorno alla città. Di fatto era un luogo sterile, essendo una cava, e probabilmente era usato come luogo fisso per le esecuzioni capitali. Questo ci può spiegare in parte come 300 anni dopo, quando Costantino fa la basilica, la gente si ricontasse ancora di dove era stato crocifisso Gesù. E forse era anche un cimitero gestito dal Sinedrio, in questo caso per noi rappresentato da Giuseppe d'Arimatea, proprio per i condannati a morte che non potevano essere sepolti con gli altri, secondo almeno la testimonianza della Mishnah, dei testi legali ebraici. Ecco il Papa davanti alla pietra dell'unzione. Dice che su questa pietra il corpo del Cristo venne adagiato e cosparso di unguenti. Santo Padre versa l'incenso nel turibolo per poi aspergere i fedeli con l'acqua benedetta.
padre custode di Terra Santa, padre Giovanni Battistelli, incensa il Santo Padre e quindi gli rivolgerà un breve saluto. Presente, vous êtes le bienvenu dans la basilique du Saint-Sépulcre. E benvenuto nella basilica del Santo Sepolcro e della Risurrezione. È il benvenuto in questo luogo santissimo. Il posto dove Dio è venuto, è morto e risuscitato per noi. Pour célébrer d'une manière plus accusée et mieux partagée l'anniversaire du second millénaire de la rédemption. C'est un sentiment de joie. È un sentimento di gioia quello che abbiamo noi per tutti i cristiani. E per noi, frère Miner Franciscain, il parlementa de vos vénérés prédécesseurs par vous confirmer ensemble, avec les autres communautés de nos frères orthodoxes, gardons au nom de la catholicité ces saints temples. Car la visite du successeur de Pierre réconforte notre présence ici en nous engageant et en nous stimulant davantage sur la voie de la foi et du témoignage. Nous vous accueillons, Père très saint, de la manière que vous avez désiré. Noi vi accogliamo, dice il padre Battistelli, nella maniera che voi avete desiderato, nello spirito del grande giubileo della riconciliazione. Secondo la preghiera del Cristo, dell'ultima cena, perché tutti siano una cosa sola. Noi vediamo nel vostro viaggio un'icona luminosa. D'être toujours plus disponible à la voix de l'Esprit pour aller rapidement à la rencontre du Christ. Le Christ total est quindi noi siamo pronti dietro il vostro invito all'incontro totale con il Cristo e della geografia di salute. Ces temples, questi luoghi santi sono la geografia della salvezza. Terre bénie, où se sont terre benedette, des éléments décisifs de l'histoire du salut. Dove si, sono, dove si è realizzata l'opera della salvezza. Una speranza della nuova umanità. Di questa terra è madre di tutti gli uomini. Che il Signore ci aiuti a essere sempre, ogni giorno, fedeli. Un grande grazie, Santo Padre. Pour visiter et confirmer voi siete venuto come pellegrino del grande giubileo. Noi vi assicuriamo della nostra fedeltà e del nostro amore. Adesso verrà intonato il canto del Te Deum e il Santo Padre viene guidato verso la cappella del Santo Sepolcro. Quindi la celebrazione è iniziata dalla Basilica del Santo Sepolcro o della Risurrezione con un rito particolare come stiamo vedendo. Santo Padre intanto è stato accolto dai rappresentanti delle tre comunità, quella francescana, greca e armena, che custodiscono questa basilica. Quindi ha saltato in preghiera davanti alla pietra dell'unzione ed ora si sta dirigendo verso la tomba vuota della Risurrezione, l'Anastasi,
dove sosterrà in preghiera. Nelle antiche liturgie la memoria della risurrezione era sempre unita a quella del Calvario. Se appunto una celebrazione iniziava in un luogo, come sta avvenendo oggi, terminava in un altro luogo. E proprio per unire i due aspetti della Pasqua, la morte e la resurrezione. Presieduta dalla Cappella dell'Angelo, annuncio della risurrezione alle pie donne. È alta, si entra attraverso una porticina non più alta di 1,30 m, dopodiché c'è la stanza mortuaria, ossia il Santo Sepolcro. Un banco di marmo ricopre la roccia originale sulla quale fu deposto il corpo di Cristo. Seguiamo questo momento che è il più intenso, il punto più alto di questo pontificato di Giovanni Paolo II. Si trova davanti alla cappella del Santo Sepolcro. Sappiamo che in studio a Roma c'è padre Raniero Cantalamessa, il predicatore della Casa Pontificia. Vuole commentare lui queste immagini, perché se devo confessare io non trovo le parole. Pure io, Giuseppe, però pensavo il mattino di Pasqua Giovanni e Pietro corsero al sepolcro insieme. Giovanni si fermò sulla soglia e fece entrare dentro Pietro da solo. Oggi si è un po' ripetuta questa scena. Papa ora si trova nella cappella dell'Annunciazione, che è immediatamente precedente alla lastra del sepolcro di Gesù, e deve percorrere ancora una quindicina di metri per arrivare alla sacrestia, indossare i paramenti liturgici e celebrare la messa nella cappella del sacramento. Ecco, Benedetto Nardacci può fare l'introduzione a questa liturgia. Sì, è stato padre appena lasciato la cappella dell'Apparizione, quindi assumerà i paramenti sacri, verrà celebrata la messa della terza domenica di Quaresima. Il Cristo annuncerà la sua resurrezione dopo 3 giorni dal supplizio. Il culto, nel giorno del sabato, verrà ricordato nella prima lettura. Cristo è il nuovo sabato, è forza e sapienza del Creatore. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, si proclama nel simbolo della fede, che è il credo. Ma prima della professione di fede, dopo l'omelia di Giovanni Paolo II, il suggestivo rito del lucernario,
la luce dopo le tenebre, la luce della risurrezione. La Chiesa di Gerusalemme è in unione col Vescovo di Roma, proprio nel luogo dell'evento di 20 secoli fa, e si rifà all'antico lucernario che era allora ripetuto giornalmente. La luce attinta dalla lampada che ardeva nella tomba ormai vuota illuminava tutta la Basilica del Santo Sepolcro e si rinnova così oggi uno degli antichissimi riti che richiamavano la devozione dei pellegrini fin dal IV secolo. E questo è il momento più intenso del pellegrinaggio giubilare di Giovanni Paolo II, vedete i rappresentanti delle altre chiese, quello con quel caratteristico copricapo a cuffia e il rappresentante della chiesa copta. Pellegrinaggio di Giovanni Paolo II, il momento più atteso da Papa Wojtyła, quello desiderato, vi dicevo prima, da quasi 22 anni, dal momento in cui Karol Wojtyła è diventato successore di Pietro. Ecco, il viaggio in Terra Santa è stato un crescendo continuo ed impressionante per giungere qui, vicino a questa tomba vuota, in questa basilica dove si è rivolta la speranza dei cristiani in questi 2000 anni. Ed è qui, su questa soglia, che in un certo senso si arrestano filosofie e storiografie e subentrano invece le vie della grazia e della fede. È così, padre Raniero? Sì, è forse molto significativo che questo pellegrinaggio venga nel giubileo, nel secondo millenario della nascita di Cristo, perché è un po' come se tutta la storia della salvezza condensata qui venisse attivata, rievocata in questo anno giubilare. Credo che il Papa sta molto a cuore proprio un po' convogliare tutta la storia e la geografia della salvezza in questo anno, perché questo anno possa incidere veramente nella fede dei credenti, ma anche nell'attenzione del mondo. Sì, prendendo a prestito le parole di un grande poeta e di uno scrittore, come gettarsi in un mistero dove è quasi necessario prima credere che capire. La nera barba pende sopra il petto, il volto non è il volto dei pittori, è un volto duro, ebreo, non lo vedo e insisterò a cercarlo fino al giorno dei miei ultimi passi sulla terra. Così un grande scrittore e poeta ha descritto il suo personale tormento di fronte a quello che la fede indica come sepolcro vuoto. Lo vedete, prima si parlava dei restauri, vedete, ingabbiato in un'armatura di ferro, non si sono ancora decisi a restaurarlo, e questo è il luogo più sacro, più santo per tutti i cristiani. Forse solo un mistico probabilmente è in grado di svelare o di illuminare la strada per accedere a ciò che sembra impenetrabile. Dal pretorio di Ponzio Pilato su verso il Calvario, dalla morte in croce alla resurrezione. Qui il vecchio Papa Giovanni Paolo II ha raggiunto la meta e può distendere finalmente lo spirito nella contemplazione e nella preghiera. Lo seguiremo durante questa celebrazione liturgica. Seguono il Papa all'interno della Basilica, vi diceva, madre di tutte le chiese, madre di tutte le chiese e i luoghi di culto cristiani del mondo, qualche centinaio di persone, i capi religiosi delle altre chiese cristiane, il patriarca greco-ortodosso, il patriarca armeno, i rappresentanti della chiesa copta, della chiesa siriana, della chiesa etiopica, i rappresentanti della comunità anglicana e luterana. Il seguito papale è in questo momento milioni di persone di ogni continente che con noi sono sintonizzati per questa diretta straordinaria. Penso, Giuseppe, che anche il fatto che il Papa abbia potuto visitare questi luoghi in queste condizioni di salute, come un uomo piegato sotto la croce, la sofferenza, abbia permesso questa grandissima forza spirituale del pellegrinaggio. Solo in queste condizioni, che somigliano, fanno pensare a quelle di Cristo, la persona del Papa poteva allentare tante tensioni e veramente parlare al cuore di tutti. Anche perché si sono dati molti significati a questo viaggio, lo si è interpretato di più come viaggio politico che non come viaggio spirituale, almeno la nostra impressione di giornalisti
che l'abbiamo seguito con tanta intensità e partecipazione, possiamo dire anche con tanta passione dall'inizio e con qualche preoccupazione, è stata quella che i due binari, ecco, sono stati sempre paralleli. Non c'era momento religioso che non avesse anche un risvolto politico, un momento politico che non avesse anche un risvolto religioso, però in questo momento forse prevale più il momento di grande spiritualità, di grande tensione spirituale. E forse, ecco, tutto il viaggio era orientato ed era centrato proprio su questa messa al Santo Sepolcro, su quell'ingresso nella edicola che ci presenta ancora a 2000 anni di distanza una lastra che poi fu scoperchiata e che in questo momento è vuota, ecco, è il sepolcro vuoto è il segno definitivo della resurrezione di Cristo, una speranza anche per milioni di persone in tutti i luoghi e in tutti i tempi. Credo, Giuseppe, che ha detto una cosa molto giusta uno scrittore ebraico, Grossman, che la grandezza di questo Papa è che è riuscito a tenere insieme questi due binari, quello interiore spirituale e quello esterno, senza lasciare che l'uno schiacciasse l'altro. Questa dimensione intima sua, di preghiera, di fede, è riuscita a portarla avanti anche in mezzo alle luci e ai rumori intorno a lui. Sì, ecco, dovevo dire però che anche rispetto alla discussione che è stata fatta in precedenza con gli ospiti di Lilli Gruber, troppi esempi recenti dimostrano che forse esiste una profonda sfiducia reciproca fra le comunità, non parlo solo dei musulmani, ebrei, cristiani, ma anche fra le comunità cristiane, che si possono ritrovare private magari da un giorno all'altro del loro patrimonio ad opera dei membri dei comunità più forti, patrimonio non solo religioso ma anche culturale. Ma padre Raniero, dobbiamo dunque credere solo ad una pace escatologica, non la raggiungeremo mai. Io pensavo che c'è un'analogia tra la guerra dei sei giorni e questa pace dei sei giorni, in fondo è solo la durata del tempo che li accomuna, ma voglio sperare che veramente questi sei giorni del pellegrinaggio del Papa sia un po' la pace dei sei giorni, almeno come annuncio, come profezia. Giovanni Paolo II si sta preparando alla celebrazione liturgica, in questo momento è in sacrestia, lo seguono qui nella Basilica del Santo Sepolcro non più di 300 persone. Intanto vediamo ancora l'edicola del Santo Sepolcro. All'epoca di Gesù il luogo si trovava fuori dalla città ed era probabilmente più alto di quanto lo sia oggi. Ma questa edicola venne conglobata, il luogo venne conglobato nella città con la costruzione del terzo muro negli anni 41-44. Dopo la repressione della rivolta giudaica, Gerusalemme subì un cambiamento radicale. Giudei, samaritani, giudei cristiani furono espulsi con la proibizione di ritornarvi. Carli, io farei intervenire ancora per un attimo padre Garuti, mentre aspettiamo che Giovanni Paolo II sia pronto per celebrare la messa. Padre Garuti. Il momento intensissimo del Papa sulla lastra che copre quello che poteva essere un lettino funerario all'interno di un sistema con altre tombe, cunicoli e eventualmente anche dei sepolcri che si vedono ancora in una parte, si è svolto al centro di una rotonda che è stata voluta dagli architetti di Costantino sbancando una buona parte della parete della cava, uno sforzo anche per l'epoca e anche coi mezzi di un imperatore notevole. Questo dimostra che la Chiesa di Gerusalemme aveva mantenuto la memoria di un punto preciso, di una tomba precisa, malgrado fossero passati tre secoli, e che questo punto dovesse in qualche modo essere circondato da un monumento, un'altra rotonda, come in qualche misura è rotonda la cupola della roccia, che verrà poi successivamente, secondo l'idea romana, non tanto di celebrare un sepolcro, ma di celebrare l'apoteosi, la gloria. Pensiamo a Castel Sant'Angelo a Roma, che era appunto un monumento
rotondo per un imperatore. Ecco, l'idea che quel sepolcro vale in quanto è vuoto, in quanto da lì si è sprigionata la speranza per tutta l'umanità, era quello che gli architetti di Costantino volevano mettere in luce. E poi, da un'altra parte, la grande basilica dove si celebrava l'Eucaristia, non sul sepolcro ma a fianco, in modo da lasciare questo monumento col suo grande silenzio e con la sua grande carica emotiva. Cupola rifatta recentemente, luce che viene direttamente dal sole, dal cielo, ci porta a quel mattino di Pasqua, quando ancora alle prime luci dell'alba le donne andarono al sepolcro per compiere l'unzione del corpo di Gesù, quel momento in cui per loro si aprì un universo ribaltato, una realtà cambiata radicalmente. Colui che era stato ingiustamente ucciso, che era stato schiacciato, la cui voce si voleva far tacere, Dio lo aveva esaltato alla sua destra, non aveva permesso che la morte avesse potere su di lui. I Vangeli ci parlano di altre risurrezioni, ci parlano della risurrezione di Lazzaro, del figlio della vedova di Nain, ma quelle erano un tornare alla vita per poi vivere quella vita ancora segnata dalla sofferenza e dalla morte. Per Gesù è la vittoria radicale, una vittoria che era già incominciata nella sua stessa esistenza, quando aveva invitato tutti a non farsi prendere dalla paura, a non farsi prendere dalla logica della morte, ma a credere che un Padre nei cieli è colui che difende veramente la nostra vita e le dà una qualità che nessuna promessa umana può dare. Giuseppe De Carli, sono circa 200, vero, le persone che sono state invitate nella Basilica del Santo Sepolcro? Sì, ha dato la cifra tra 250 e 300 persone, è stato invitato naturalmente il seguito papale, ci sono vescovi, rappresentanti di ogni continente, ecco, vedo che si alzano in piedi, quindi probabilmente fra pochissimo inizierà, vedremo la processione con la croce a stile che apre la processione che accompagnerà Giovanni Paolo II all'altare dove celebrerà la messa. Naturalmente ci sono una settantina di vescovi, non so se concelebreranno tutti, in rappresentanza di tutti i continenti del pianeta che sono stati invitati espressamente. Con la celebrazione a Betlemme dell'altro giorno, dove si è festeggiato ufficialmente il giubileo dell'anno 2000, 2000 anni dalla nascita di Gesù, questa è invece la sua realizzazione più alta, il suo completamento teologico più alto, la messa alla Basilica del Santo Sepolcro. Vedete questo in primo piano è il nunzio apostolico presso la Santa Sede a Gerusalemme, Monsignor Sambi. Abbiamo intravisto Monsignor Giovanni Battista Re, che è sostituto della Segreteria di Stato, c'è naturalmente il Cardinale Sodano, c'è il Presidente del Comitato Centrale del Grande Giubileo, il Cardinale Cegarrai, abbiamo visto questa mattina il Cardinale Arcivescovo di Madrid, ecco Giovanni Paolo II, dicevo l'Arcivescovo di Madrid, il Cardinale Rucco Varela, c'è il Cardinale Cassidi, Vescovi e Arcivescovi, ho detto, che vengono dall'Africa, dall'Asia, dall'Australia e dalle due Americhe, nonché vescovi europei, tra cui l'arcivescovo di Vienna, il cardinale Schönborn. Canto d'ingresso, lauda Jerusalem Dominum, loda Gerusalemme il Signore. Ecco, il Papa celebra nella cappella dell'Apparizione, è qui che ci sarà la messa. Cappella dell'Apparizione, secondo la tradizione Gesù apparse a Maria, anche se l'episodio non è citato nei Vangeli.
Dopo il saluto liturgico del Papa ci sarà il saluto di benvenuto del Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Monsignor Michel Sabba. Così il Papa introduce la celebrazione. Cari fratelli e sorelle, sono ricolmo di gioia nello Spirito Santo nel riunirmi con voi oggi nella Santa Chiesa della Passione, Morte, Sepoltura e Resurrezione del nostro Signore Gesù Cristo in questo luogo santissimo per tutti i cristiani. Qui nel corso dei secoli tutti i discepoli di Cristo hanno desiderato venerare il Calvario in cui fu piantato l'albero glorioso e fecondo della croce, trono regale del nostro Redentore. Qui, come le pie donne e gli apostoli, nel giorno della risurrezione, essi hanno ardentemente desiderato visitare la tomba vuota del risorto. Richiamando alla memoria quella prima domenica di Pasqua, oggi, nel giorno del Signore, la Pasqua settimanale della Chiesa, sono venuto seguendo le orme di Pietro, come suo successore. Come pellegrino insieme con l'intera Chiesa, per vedere questi segni con gli occhi della fede e sperimentare la presenza del Signore risorto e proclamare al mondo intero che Cristo, nostra speranza, è risorto. Ed ecco l'atto penitenziale. All'inizio di questa celebrazione appelliamoci al Signore risorto per ricevere la buona notizia del perdono e della pace. Ecco le invocazioni. Signore, ti sei offerto in sacrificio sul Calvario per distruggere il peccato e vincere la morte. Kyrie eleison. Cristo, in questo sepolcro vuoto, sei risorto da morte per portarci alla nuova vita.
Signore, sei apparso a Maria Maddalena per confermarci nella fede. Siamo l'orazione colletta, si perdono così i riti di introduzione. Dio, ecco l'orazione colletta. Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra condizione, poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. E inizia la liturgia della parola. La prima lettura è rappresentata da un passo tratto dal libro dell'Esodo. La prima lettura viene effettuata in lingua araba. Dio pronunciò tutte queste parole. Io sono il Signore tuo Dio e ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, da una casa di schiavitù. Non avrai altri dei davanti a me. Non ti farai scultura e alcuna immagine né di quello che è su in cielo, né di quello che è qua giù sulla terra, né di quello che è in acqua sottoterra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso che punisce la colpa dei padri sui figli fino alla terza e quarta generazione, per quelli che mi odiano, ma che fa grazia a migliaia per quelli che mi amano e osservano i miei comandamenti. Non pronuncerai inutilmente il nome del Signore tuo Dio, perché Egli non lascia impunito chi pronuncia il suo nome inutilmente. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai ogni tuo lavoro. Il settimo giorno è sabato in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, tu, tuo figlio e tua figlia, il tuo servo e la tua serva, il tuo bestiame, il forestiero che sta dentro alle tue porte, perché in 6 giorni il Signore fece il cielo e la terra, il mare e tutto quello che è in essi. Ma il settimo giorno si riposò. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e l'ha santificato. Onora tuo padre e tua madre, perché i tuoi giorni siano lunghi sulla terra che il Signore tuo Dio ti dà. Non ucciderai, non farai adulterio, non ruberai, non deporrai falsa testimonianza contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del tuo prossimo, il suo servo, la sua serva, il suo bue, il suo asino e tutto quello che è del tuo prossimo. Thank you.
ecco il ritornello durante il canto del Salmo. Signore, tu hai parole di vita eterna. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è fedele, dà saggezza ai semplici. I precetti del Signore sono retti, danno gioia al cuore. Il comando del Signore è splendido, dà luce agli occhi. La parola del Signore è pura, rimane in eterno, i giudizi del Signore sono veri. Sono giusti tutti insieme. Essi sono preziosi più che l'oro, più che un'abbondanza di oro purissimo. Sono dolci più che miele, assai più che favi stillanti. Seconda lettura, un brano dalla lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi. Mentre i giudei chiedono miracoli e i greci cercano la sapienza, noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i pagani. Ma per i chiamati, sia giudei sia greci, è Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Con l'acclamazione al Vangelo, l'Evangeliario sarà portato solennemente prima al Santo Porto, poi al Lambone, e quindi sarà rumato il Vangelo secondo Giovanni.
Era prossima la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio i venditori di buoi, di pecore e di colombe. E fattasi una frusta di funicelle, scacciò tutti dal Tempio, pure le pecore e i buoi. Disseminò il denaro dei cambiavalute, rovesciò i banchi e disse ai venditori di colombe: portate via questa roba di qui e non fate della casa del Padre mio una casa di mercato. Si ricordarono i suoi discepoli che sta scritto: lo zelo della tua casa mi divorerà. Gli risposero allora i giudei e gli domandarono: quale segno ci mostri per agire così? Gesù replicò loro: distruggete questo santuario e in 3 giorni lo farò risorgere. Dissero allora i giudei: in 46 anni fu costruito questo santuario e tu in 3 giorni lo farai risorgere? Egli però parlava del santuario del suo corpo. Perciò quando risuscitò dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alle parole che aveva pronunciato Gesù. Mentre egli si trovava a Gerusalemme durante la festività della Pasqua, molti credettero nel suo nome, vedendo i segni che egli faceva. Gesù però diffidava di loro perché conosceva tutti e non aveva bisogno che altri testimoniasse sull'uomo. Egli infatti sapeva ciò che vi era nell'uomo. Il libro dei Vangeli viene riportato alla sede
e che con esso il Papa benedirà l'assemblea. Proclamato il Vangelo, l'omelia di Giovanni Paolo II. Credo in Gesù Cristo, concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitò dai morti. Seguendo il cammino della storia della salvezza, così come narrato dal credo apostolico, il mio pellegrinaggio giubilare mi ha condotto in Terra Santa. Da Nazareth, dove Gesù fu concepito dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo, sono giunto a Gerusalemme, dove patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Qui nella Basilica del Santo Sepolcro mi inginocchio davanti al luogo della sua sepoltura. Ecco il luogo dove lo avevano deposto. La tomba è vuota. È una testimone silenziosa dell'evento centrale della storia umana. La resurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Per quasi 2000 anni la tomba vuota ha reso testimonianza alla vittoria della vita sulla morte. Con gli apostoli, con gli evangelisti, con la Chiesa di ogni tempo e luogo, anche noi rendiamo testimonianza e proclamiamo. Cristo risuscitato. Cristo risuscitato dai morti non morirà più. La morte non ha più potere su di lui. E qui Santo Padre pronuncia con i versetti della sequenza pasquale, Victime Pascali. Il Signore della vita era morto, ora regna, vittorioso sulla morte, sorgente di vita eterna per tutti coloro che credono.
qui in questa chiesa, madre di tutte le chiese, porgo i miei cordiali saluti a sua beatitudine il patriarca Michel Sabat, agli ordinari delle altre comunità cattoliche, a padre Giovanni Battistelli e ai frati minori della custodia di Terra Santa. Il padre Battistelli è custode della Terra Santa, come pure ai sacerdoti, ai religiosi, ai fedeli laici. Con stima e affetto fraterni saluto il patriarca Diodoros della Chiesa greca ortodossa e il patriarca Tokom della Chiesa armena ortodossa, i rappresentanti delle chiese copta, sira ed etiopica, oltre che le comunità anglicana e luterana. Qui dove il nostro Signore Gesù Cristo è morto per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi, il Padre delle Misericordie, Padre delle Misericordie, rafforzi il desiderio di unità e di pace fra quanti hanno ricevuto il dono della vita nuova mediante le acque salvifiche del battesimo. Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. L'Evangelista Giovanni ci racconta che dopo che Gesù risuscitò dai morti, i discepoli si ricordarono di queste parole e credettero. Gesù le aveva pronunciate affinché fossero un segno per i suoi discepoli. Quando visitò il Tempio insieme con i discepoli, scacciò i cambiavalute e i mercanti dal luogo santo. Nel momento in cui i presenti protestarono domandando: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose: distruggete questo Tempio e in tre giorni lo farò risorgere. L'Evangelista osserva che egli parlava del Tempio del suo corpo. La profezia contenuta nelle parole di Gesù si compì a Pasqua. Quando il terzo giorno risuscitò dai morti. La risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo è il segno che l'Eterno Padre è fedele alla sua promessa e fa nascere nuova vita dalla morte. La resurrezione del corpo e la vita eterna. Il mistero si riflette chiaramente in questa antica chiesa dell'Anastasi, che ospita sia il sepolcro vuoto, segno della resurrezione, sia il Golgota, luogo della crocifissione. La buona novella della risurrezione non può mai essere scissa dal mistero della croce. San Paolo, nella seconda lettura, ascoltata oggi, dice: noi predichiamo Cristo crocifisso.
Cristo che si è offerto come sacrificio della sera sull'altare della croce. Si è rivelato ora come potenza di Dio e sapienza di Dio. Nella sua risurrezione i figli e le figlie di Adamo sono stati resi partecipi della vita divina che era sua dall'eternità con il Padre nello Spirito Santo. Io sono il Signore tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. L'odierna liturgia quaresimale ci presenta l'alleanza che Dio strinse con il suo popolo sul monte Sinai, quando diede i 10 comandamenti della legge a Mosè. Il Sinai rappresenta la seconda tappa di quel grande pellegrinaggio di fede, iniziato quando Dio disse ad Abramo: vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo padre, verso il paese che io ti indicherò. La legge e l'alleanza sono il sigillo della promessa fatta ad Abramo. Attraverso il decalogo e la legge morale iscritta nel cuore umano, Dio sfida radicalmente la libertà di ogni uomo e di ogni donna. Rispondere alla voce di Dio che risuona nel profondo della nostra coscienza e scegliere il bene è l'uso più sublime della libertà umana. Significa veramente scegliere tra la vita e la morte. Camminando sulla via dell'alleanza con Dio Santissimo, il popolo divenne custode e testimone della promessa, la promessa di una autentica liberazione e della pienezza di vita. La resurrezione di Gesù è il sigillo definitivo di tutte le promesse di Dio, il luogo di nascita di una umanità nuova e risorta, il pegno di una storia segnata dai doni messianici della pace e della gioia spirituale, all'alba di un nuovo millennio. I cristiani possono e devono guardare al futuro con salda fiducia nella potenza gloriosa del risorto di fare nuove tutte le cose. Egli è colui che libera ogni creatura dalla schiavitù e dalla caducità. Mediante la risurrezione, egli apre la via al riposo del grande Sabbat, l'ottavo giorno, quando il pellegrinaggio dell'umanità giungerà al termine e Dio sarà tutto in tutti. Qui presso il Santo Sepolcro e il Golgota, mentre rinnoviamo la nostra professione di fede nel Signore risorto, possiamo forse dubitare che nella potenza dello Spirito della vita
ci verrà data la forza per superare le nostre divisioni e operare insieme al fine di costruire un futuro di riconciliazione, di unità e di pace? Qui, come in nessun altro luogo al mondo, udiamo ancora una volta il Signore dire ai Suoi discepoli: abbiate fiducia, io ho vinto il mondo. Ancora parole dalla sequenza Victime Pascali Laudes, la lotta fra la morte e la vita. Il re della vita è morto, regna vivo. Risplendente della gloria dello Spirito, il Signore risorto è il capo della Chiesa, suo mistico corpo. Egli la sostiene nella sua missione di proclamare il Vangelo della salvezza agli uomini e alle donne di ogni generazione, fino a quando ritornerà nella gloria. Da questo luogo, dove per primi alle donne e agli apostoli fu fatta conoscere la risurrezione, esorto tutti i membri della Chiesa a rinnovare la loro obbedienza al comandamento del Signore di portare il Vangelo fino ai confini della terra, all'alba di un nuovo millennio. C'è un grande bisogno di gridare dai tetti la buona novella. Che Dio ha infatti tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non muore, ma abbia la vita eterna. Signore, Tu hai parole di vita eterna. Oggi, come umile successore di Pietro, desidero ripetere queste parole mentre celebriamo il sacrificio eucaristico in questo luogo, il più sacro al mondo. Con l'intera umanità redenta faccio mie le parole che Pietro, il pescatore, ha rivolto a Cristo, Figlio del Dio vivente. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Christos Anesti, Cristo è risorto. È veramente risorto. Adesso, dopo l'omelia e il rito del lucernario, un diacono andrà a accendere un cero nella fiamma che arde perennemente nella cappella del sepolcro, e con quello accenderà il cero che avrà il Santo Padre, e i fedeli le accenderanno uno con l'altro per il rito del lucernario. Le tenebre sono state vinte, Cristo è risorto, la luce. Dopo l'omelia
abbiamo sentito che ancora una volta Giovanni Paolo II ha posto l'accento sulla forza per superare le divisioni e operare tutti insieme per costruire un futuro di riconciliazione. Sì, ha soprattutto posto l'accento sul fatto che il Cristo è nella sua resurrezione, nel modo con cui ha attraversato la sofferenza, la morte, ha trovato la vita, è la realizzazione definitiva di tutte le promesse di Dio, dice San Paolo. Tutte le promesse di Dio sono divenute sì in Gesù Cristo. Questo superare il dramma fondamentale dell'uomo, quello che noi cristiani celebriamo appunto nel Santo Sepolcro, è la nostra risposta a tanti drammi che attraversano l'umanità, e questa luce che adesso si diffonde fra i fedeli è proprio questa vita che, venendo dal Cristo, passa in ciascuno di noi, la forza della sua resurrezione, la forza di attraversare la nostra esistenza con un altro spirito che non quello della paura, che non quello delle tenebre. In ogni momento, anche forse più difficili dell'esistenza, questa luce che a noi cristiani è stata consegnata il giorno del battesimo, quando abbiamo vissuto simbolicamente la nostra resurrezione, è la luce che permette poi di superare, di andare al di là e di vedere questa nostra vita con gli stessi occhi con cui la guardava Cristo, con un'enorme fiducia in Dio. Questo gesto della luce è veramente proprio quasi una conclusione, una ideale meta di un pellegrinaggio che è passato attraverso le tappe della vita di Cristo, e al termine di questo pellegrinaggio questa luce è riconsegnata a ciascuno di noi perché a sua volta accende delle altre candele, e quindi il Cristo continui a vivere, perché il mondo ha bisogno di lui, continui a vivere in coloro che credono a lui. Mentre seguiamo il rito del lucernario, so che sempre a Roma ci sta seguendo dagli studi padre Raniero Cantalamessa, il predicatore della casa pontificia. Padre Cantalamessa, in questi momenti anche come giornalisti è difficile commentare o dire qualcosa alle parole, dire delle parole dopo le parole di Giovanni Paolo II, quasi un parlare suo faccia a faccia con Dio, con Cristo risorto. Sì, ma non è difficile solo per i giornalisti. Penso che il Santo Sepolcro non è importante solo per quello che ricorda del passato, ma anche per quello che annuncia nel futuro. E un giorno tutti i sepolcri saranno vuoti, ognuno può pensare ai sepolcri dei propri cari, un giorno tutti i sepolcri saranno vuoti, perché dice San Paolo che Cristo è la primizia dei risorti. Questa lotta tra la vita e la morte di cui parlava il Papa nell'omelia, noi come credenti crediamo che è stata vinta una volta per sempre, e noi ne siamo i beneficiari. Quindi questi simboli apparentemente lontani da noi, forse visti nella fede, visti con un po' di riflessione, ci toccano profondamente. Ripeto, un giorno tutti i sepolcri, secondo i cristiani, saranno vuoti. Sì, poi c'è quell'invito a gridare dai tetti la buona novella, sono sempre parole di Giovanni Paolo II, la resurrezione che non può mai essere scissa dalla croce, il Golgota e il sepolcro scoperchiato, la morte e la vita, ma mi pare che ci sia soprattutto una iniezione di fiducia, soprattutto per tanti cristiani tiepidi, che hanno un cristianesimo un po' anacquato. Il Santo Padre ora introduce il canto del Credo. Fratelli e sorelle, il Cristo risorto è la luce che risplende nelle tenebre. Egli ci ha donato di essere parte della sua luce immortale. Nel corso di questo santo periodo quaresimale, stagione di purificazione e di illuminazione, lungo il cammino verso la Pasqua, rinnoviamo la professione di fede donataci dalla Chiesa con gioia e con le lampade accese. Ed ecco il Credo. Thank you.
preghiera universale, fratelli e sorelle, Cristo è il Tempio Santo plasmato dallo Spirito, distrutto dalla morte ma riedificato nella risurrezione. Per mezzo di Cristo abbiamo accesso al Padre in un solo Spirito, poiché Egli vive ora nei cieli e intercede per noi. A Lui, che è il nostro Mediatore, eleviamo la nostra umile preghiera. Dominum deprecemur. Per il Santo Padre Giovanni Paolo, pellegrino nel Giubileo alla Basilica del Santo Sepolcro, mentre celebra l'Eucaristia nel memoriale della morte e resurrezione del Signore in questo luogo santo, possa egli essere ricolmato della luce del Cristo e come Pietro possa portare testimonianza al mondo del Crocifisso e del Cristo risorto. Dominum de precemur. Per la Santa Chiesa di Dio, perché nel cammino quaresimale di penitenza, carità e preghiera, sperimenti il valore redentivo della croce di Cristo, nella quale si manifesta la sapienza e la forza di Dio. Dominum de precemur. Por los que en este año jubilar van a acercarse a la... Per coloro che in quest'anno giubilare si accostano alla fonte della vita del Santo Battesimo, affinché come gli antichi catecumeni che avevano ricevuto qui la catechesi e l'iniziazione nei sacri misteri, nella Pasqua del Signore che si avvicina, vengano lavati dalle loro colpe e ricevano la nuova vita, mantenendola con perseveranza mediante l'azione dello Spirito Santo. Dominum de precemur. Per tutti coloro che credono in Cristo, uniti nella stessa fede, rinnovati dallo stesso battesimo, animati dalla stessa speranza, che il Signore risorto sia per loro una forza nella battaglia, una luce sul cammino, un incoraggiamento nella ricerca costante della piena unità ecclesiale. Dominum de precemur. Per coloro che si sono macchiati di colpe, affinché Gesù Cristo, che ha riedificato il Tempio del suo corpo in 3 giorni, possa guarire anche il corpo e l'anima di coloro che si sono allontanati da Dio. Possano essi essere aiutati nel cammino verso la conversione, dalla preghiera e dalla dedizione della Chiesa. Dominum de precemur. Per i testimoni della fede di ogni chiesa e di ogni comunità cristiana che ha dato la vita per Cristo nel XX secolo, possa il Signore crocifisso e risorto unirli al suo sacrificio, fonte e modello di tutti i martiri, e possano essi intercedere con Lui nella comunione dei santi per l'unità della Chiesa e per la salvezza del mondo. Dominum de precemur. Lord,
E così il Santo Padre conclude la preghiera universale. Signore, ascolta la preghiera della tua chiesa pellegrina che sosta davanti al sepolcro vuoto in cui risorgesti dai morti per annunciare il perdono e la pace del Padre. Fa che la Chiesa possa sperimentare e proclamare la forza e la saggezza della tua croce gloriosa e non si allontani mai dal difficile cammino che dal Calvario conduce alla resurrezione. E con la preghiera dei fedeli termina anche il rito del lucernario. Ora i ceri vengono spenti. I doni vengono portati all'altare, quindi entriamo nella liturgia eucaristica con il rito dell'offertorio. E queste sono parole dell'Apostolo Paolo: dov'è carità e amore, là c'è Dio. Parte cattolica della Terra Santa. Ritornando un po' alla domanda, alla riflessione che io facevo a voce alta, alla domanda soprattutto a Padre Raniero, canta la messa, c'è quell'invito fatto dal Papa nell'omelia a gridare dai tetti la buona novella. Poi diceva la resurrezione che non può mai essere scissa dalla croce. C'è soprattutto, credo, una iniezione di fiducia per tanti cristiani. Dio, in fondo, ha detto il Papa, ha mantenuto tutte le sue promesse. I cristiani possono e devono guardare al futuro con salda fiducia nella potenza gloriosa del risorto di fare nuove tutte le cose. Basa sul fatto che Gesù ha mandato il suo spirito, non ci ha lasciato soli, ha detto non vi lascio orfani, ed è proprio nello Spirito Santo che la Chiesa ha il coraggio di ancora credere nella possibilità di annunciare ad ogni creatura il Vangelo. Cristo è morto per riunire i figli di Dio che erano dispersi. Ritorna qui il tema dell'unità fra i cristiani, che qui oggi si è miracolosamente ricomposta, abbiamo visto prima tutti i rappresentanti di tutte le altre chiese cristiane, ma che in realtà non c'è ancora. È giusto che il Papa continui ad insistere su questo tema, ritorni continuamente, sia un po' il leitmotiv di questa ultima parte del pontificato. E se non altro tiene desta questa ansia, questa sofferenza per la disunione dei cristiani, e io credo che, accompagnata dalla fede, perché il Papa non parla, non dice solo parole, crede, prega per quello che dice, e credo che quindi ci sia una forza al di là delle sue parole, la forza di un uomo che spera, che crede, che prega per l'unità dei cristiani. Queste parole che stiamo sentendo credo siano state scelte proprio a ragion veduta, parlano della carità: dove c'è carità, lì c'è Dio. Anche tra i cristiani, dove c'è unione, lì c'è Cristo. Nonostante il ritardo evidente, la messa fino al termine, e probabilmente udremo anche la recita dell'Angelus, le parole che precedono la recita mariana dell'Angelus.
Stando vicino al Papa in qualche occasione mi colpisce questo, che penso colpisca chiunque lo vede anche in televisione, cioè la sua capacità di passare da momenti estremamente agitati e affollati a un dialogo intimo, profondo con la sua anima e con Dio. È un uomo che ci insegna anche a pregare, naturalmente per chi vuole pregare. Accettare le pietà è un passo importante. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre onnipotente. I sacrifici di Domine concede placato. Per questo sacrificio, Signore, concedi benigno, che, perdonate di tutti i nostri peccati, ci sforziamo di perdonarli ai nostri fratelli.
Patris et Domini, in merito te lauda, omnitate condita creatura, quia per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, sanctificat et vivificat universa, et populum tuum congregare non desini, ed a solis ortus ad ocasum, o gratia munda operatum Domini tuum. Supplices ergo, de Domine de Vecam, us hec munera, festivi durando de Sacramento. Quam Spiritus sanctificare dignei, us corpus de Sancti fiat, Spiritui Domini nostri Jesu Christi, cui mandata e misteria e serra. Dipseni, in panocca tradera, recevi pane, tibi grazia e rasa, e dixi frevi e dixi cibo i suoi dixi. Accivite, gran ducate, ex hoc omne, hoc est enim corpus meum, cos pro vobis tades. Da poscom cenatmes, accibiens carcem, et tibi gratias agem, benedicti, deitque discipuli suis dice. Accibite, et vivite, et reo omne, id est enim calix sanguinis mei, novi et verni testamenti, qui pro vobis et pro multis secundes, in remissionem peccatorum, hoc facite in meam comulo. Mysterium Fidei. Ordem Tua annunciamus Domine, et Tua resurrectione confitemus, Domine, venias. Memoras igitur Domine, iustem fili tui salutive passioni, ec non mirabilis desertioni, ed ascensioni in cielo, cedes vestante ad altra espadente, operium sti gratia deferente, hoc sacrificium vivum et sanctum, respice et presum, in oratione et pregi tue, da nos nos hostiam, cui suvissim orationem procare, concede, corpo et sangue, et spiritui efficim, qui Deus Sancto revet, unum corpo et unum spirito, diviniamo Cristo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis tuis hereditatem consequi valeamus, in primis cum Beatissima Virgine Dei Genetrice Maria, cum Beatis Apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercessione, perpetua put te confidimus adiuvare. Pecos sia nostra reconciliationis proficiat, quesumus Domini, ad totius mundi pacem, atque salutem, ecclesiam tuam peregrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum famulo tuo, Papa nostro Ioanne Paolo, et Patriarca Michaele, cum Episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis tue. Votis suius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios tuos, ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus conjunite.
Fratres nostros defunctos, et omnes qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria tua pereniter satiemur. Per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona cuncta largiris. Per ipsum et cum ipsa et in ipsa, et sia vadeum et in unità et Spiritus Sanctus, omni solo et gloria, per omnia saecula saeculorum. Receptis salutarius monici, et divina institutione formati, audeus dicere. Pater nostros et qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, via voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inductas in tentatione, sed libera nos a malo. Libera nos presumus Domina omnibus malis, da provisus pacem in diebus nostris, ut hoc misericordia tua adiuti, et da peccatus imus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, exultantes beatam fem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Christi apostolis tuis, tacem et incolovis, tacem meam dolovis, ne spicias peccata nostra, satisfecit me grazia tua, e amque secundum voluntatem tuam pacificare et perdonare et ignere, tui vivi et regnavi, saecula saeculorum. Amen. Pax Domini, si semper vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Salus Dei Executoris Peccata Mundi, grazie a Cena Magna, vocati sono, Domine nostro, se sono Corpus Christi, Usura Trinità, celebrato l'Eucaristia, dove si ricorda la prima cena di Gesù, ci riporta idealmente anche alla moltiplicazione dei pani sul bordo del lago di Genezaret, ma ci riporta soprattutto, o anche, se vogliamo, a uno dei gesti che i discepoli di Gesù hanno voluto più ricordare di lui, questo mangiare con loro, stare con loro, voler mangiare con loro, come dice lui stesso, quelli che lui chiamava suoi amici, un gesto molto semplice, ma un gesto che Gesù ha usato come segno e come simbolo un po' di tutta la sua predicazione. Gli contestarono che amava mangiare con la gente, gli contestarono che amava mangiare coi peccatori, con gli esclusi dei tempi suoi. E questo gesto, che poi è stato portato al massimo proprio nell'ultima cena ed è diventato segno della memoria di quella, di quei giorni e la sua presenza in mezzo a noi, la Chiesa continua, malgrado la solennità di certe cerimonie come quella a cui abbiamo assistito oggi, a viverlo in maniera semplice, un pezzo di pane che condividiamo fra noi, questo vedono i nostri occhi e tutto Cristo è presente con tutta la potenza della sua persona, di risorto, ma anche con tutto il messaggio del vivente che è stato su questa terra in mezzo a noi, con questa sua semplicità di approccio, questa sua essenzialità di messaggio. Ecco, dopo le parole di padre Gabuti, non so se padre Raniero canta la messa, è un montanaro, uno scalatore, ma io sono rimasto impressionato da quell'accostamento continuo di montagne, il monte Sinai e la collina o l'altura del Golgota. In questi ultimi viaggi di Giovanni Paolo II sulle orme di Dio, sulle orme dell'Antico e del Nuovo Testamento, ritorna spesso l'immagine del monte, di un'altura, il monte Sinai, il monte Nebo di Mosè, il monte Tabor o il discorso della montagna, le beatitudini, quelle dell'altro giorno, potremmo anche dire il monte del Calvario. C'è un filo che li unisce, sembrano altrettante vette spirituali queste. Sì, certamente la geografia della salvezza è caratterizzata da queste cime, soprattutto quattro: il Sinai, il Tabor, le beatitudini, il Calvario. Certo, l'uomo moderno sembra più aperto al simbolo della valle, dell'abisso, perché ama più che salire sulle vette, ama scavare dentro di sé nell'inconscio. Forse il simbolo oggi più moderno è quello del pozzo, non della vetta. Ma credo che c'è una vetta anche dentro di noi, e questo ripercorrere i monti ci dice che possiamo trovare Dio o all'esterno, sulla vetta dei monti, o anche nella vetta che c'è dentro ognuno di noi. C'è un Sinai e un Tabor dentro ognuno di noi, anche un Calvario evidentemente.
Gerusalemme dunque patria spirituale di tutti i credenti in Cristo, di quelli che credono e anche forse anche di quelli che non credono. Credo che la demarcazione poi tra quelli che credono e quelli che non credono forse è un po' diversa da quello che noi immaginiamo, forse il filo è molto più elastico. Io credo che tutti gli uomini di buona volontà, aperti ai valori o sensibili all'esistenza umana, si interrogano e colgono qualche cosa di quello che avviene, di quello che vedono, soprattutto legato a questi luoghi di Gesù. In fondo, al di là di tutto, chi dà un'anima a questi riti, a questo viaggio, è Lui, è Gesù. E Lui ha spiegato prima di morire l'essenza di questo che stava per fare. Nessuno ha un amore più grande di quello di chi dà la vita per le persone che ama. Sul Calvario si è realizzato questo mistero dell'amore spinto fino all'estremo limite. Credo che non dovremmo dimenticare, al di là dei riti, questo significato, questa essenza di quello che è avvenuto nel Santo Sepolcro e nel luogo della risurrezione. Non so, riflettevo mentre lei parlava, Padre Raniero, su questo, al termine di questo viaggio, forse il minimo, non so se siamo al di sotto del minimo, è che se non altro è un viaggio che invita un po' tutti a riprendere in mano il Vangelo. Ma io mi auguro che invogli molto a rileggere, a riprendere il Vangelo dove è narrata in un modo semplice, essenzialissimo, tutta questa storia, nel modo più autentico, tanto più che il Vangelo, a differenza degli altri libri, non è un libro morto, un libro che dice delle cose successe 2000 anni fa. È un libro che, quando si apre, sprigiona ancora la vita. Diceva Sant'Ambrogio, un libro ispirato e spirante, cioè è ispirato da Dio, ma adesso spira anche Dio quando qualcuno lo apre o con fede o con animo aperto. La messa al Santo Sepolcro va verso la conclusione, vi ho già detto in precedenza che la seguiremo fino alla recita dell'Angelus. Non sappiamo quali sentimenti, quali emozioni abbiano attraversato l'animo di Papa Wojtyła. Come se un pontificato giungesse qui alla pienezza, al suo punto più alto, dove tutto si ricapitola e si trasfigura. La narrazione dell'evento e la sua interpretazione alla luce della fede, in un intreccio misterioso e pur così vivo di tracce e segni, di pietre che rimandano ad una realtà divina e trascendente. Anni fa, ricordo, interrogato da noi giornalisti sui suoi progetti di viaggi, si era nel 1994, il Papa disse che era andato sì un po' in tutto il mondo, ma che gli mancava l'anello essenziale, quello che dava senso a tutta la catena, il sigillo un po' di tutti questi viaggi. Vi ricordo le sue parole. Alla fine, disse Giovanni Paolo II, non posso che andare a Gerusalemme, che pregare sul sepolcro vuoto di Gesù. Ecco, quel alla fine ora si è realizzato. Mi viene la tentazione di attribuire al Papa, dopo questo viaggio, la preghiera del vecchio Simeone. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Noi naturalmente ci auguriamo che il Signore non lo ascolti presto, però è bello pensare che anche lui adesso può fare sua la preghiera del vecchio Simeone quando prese Gesù tra le mani. Ed ora prima della benedizione la recita dell'Angelus. Arcani ed intera poesia, gli autoferro pane saziato,
Te Domine, supplicis deprecamus, ut quod in nobis mysterio Jesu, opera in prato. Per Cristo Dominum nostro. Dopo la comunione, prima della benedizione, la recita dell'angelo. Cari fratelli e sorelle, questi sono stati giorni di profonda emozione, giorni in cui la nostra anima si è commossa non solo al ricordo di ciò che Dio ha fatto, ma per la sua stessa presenza, poiché ancora una volta ha camminato con noi nella terra della nascita, morte e resurrezione di Cristo. Ad ogni passo di questo pellegrinaggio giubilare, Maria è stata con noi, illuminando il nostro cammino e condividendo le gioie e i dolori dei suoi figli e delle sue figlie. Insieme con Maria, Mater Dolorosa, stiamo all'ombra della croce e piangiamo con lei per il dolore di Gerusalemme e per i peccati del mondo. Stiamo con lei nel silenzio del Calvario e vediamo il sangue e l'acqua scorrere dal costato trafitto di suo figlio. Prendendo coscienza delle terribili conseguenze del peccato, siamo spinti a pentirci dei nostri propri peccati, dei peccati dei figli della Chiesa in ogni epoca. O Maria concepita senza peccato, aiutaci lungo il cammino della conversione. Insieme con Maria, stella mattutina, siamo stati colpiti dalla luce della risurrezione. Ci rallegriamo con lei perché il sepolcro vuoto è diventato il grembo della vita eterna, dove colui che è risorto dai morti ora siede alla destra del Padre. Insieme con lei rendiamo infinitamente grazie per il dono dello Spirito Santo che il Signore risorto ha fatto discendere sulla Chiesa nella Pentecoste e che riversa continuamente nel nostro cuore per la nostra salvezza e per il bene della famiglia umana. Maria Regina in Caelum Assumpta, dal sepolcro di tuo figlio, guardiamo alla tomba dove Maria giacque riposando in pace in attesa della sua gloriosa assunzione. La liturgia divina celebrata presso la sua tomba a Gerusalemme fa dire a Maria: anche dopo la morte non sarò lontana da te. E nella liturgia i suoi figli rispondono: vedendo la tua tomba, o Santa Madre di Dio, ci sembra di contemplarti. O Maria, tu sei la gioia degli angeli, il conforto degli afflitti. Ti proclamiamo la roccaforte di tutti i cristiani e soprattutto madre. Nel contemplare la Teotokos, la madre di Dio, quasi al termine di questo viaggio, vediamo il vero volto della Chiesa, radiosa in tutta la sua bellezza,
splendente di gloria divina che rifulge sul volto di Cristo. O Avvocata, aiuta la Chiesa a essere sempre più simile a te, suo elevato modello. Aiutala a crescere in fede, speranza e amore, mentre ricerca e compie la volontà di Dio in tutte le cose. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. La benedizione che conclude il credo, il rito, la celebrazione eucaristica presso il Santo Sepolcro. Santissima Domine, Ave Maria, grazia plena, Domine Stefano, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, grazia plena, Domine Stefano, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui Jesus. Ora pro nobis sancta Virgen. Oremus. Gratiam tuam presum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo omnisciente Christi viritu incarnationem coniovi, per passione Jesus crucem, ad resurrectionis gloriam perducamus, per Christum Domine nostrum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancti. Lectio eterna Adonai Domini, viescant in pace. The Lord be with you. And also with you. Blessed be the name of the Lord. Now and forever. I have been the name of the Lord. May Almighty God bless you. The Father, and the Son, and the Holy Spirit.